Mike Scrauzzo. Sono loro o non sono loro? Certo che sono loro. Irene Ludovica, le meline. Parlito con le barre, frate, se ti sento il freestyle dico che palle. Assige, sei così brutto in faccia che una puttana per strada ti pagherebbe per non scoparte. Pacco sempre lo stesso, vuoi fottere con me ma mi spacco tutti adesso. Sono così tanto brutto che la puttana mi guarda e schiede e io me la scopo lo stesso. Ma sto rindo, è vero, però te lo dico, adesso ti dico il mio pensiero, te lo dice l'Averio, hai talmente tanti brufoli in faccia che se vedi una stella cadente spremi un desiderio. Questa non è una cosa a tre, sta diventando un cacol. Ah, allora vogliamo rimezzozze, vogliamo quelle ragazzo, io mi prendo un sutè di cozze, loro si prendono un sutè di cazzo. Tu sei uno scrauso. Ma primo faccio i complimenti a Cheso. Nella mia vita tu sei l'unico palo che son felice di aver preso. Al primo tiro l'ho insultato, ho sfocato la troppa e questo è il risultato. Dico che non sei Shane, sei la versione di Hyder su Shane. Dopo questa che scusa per non far entrare in fiamme Mumei. La frase che siete degli arroganti, pezzo di merda, e ti porto fortuna. Rispetto per Shane! Paura! Guarda che tutti i figli si fanno pure in italiano! Ok, sono Ringo Sbario, quale Ringo Sbario! Non capisce Napoli da nevio dizionario, ma tu stacchetta già vorrei pobre essendo chi vuole essere milionario! Scemo senza offeso, se ci uscigna in un gol ha preso! Dopo i festeggiamenti la scimmia c'ha tre dita. Ah, la scimmia c'ha tre dita. Faccio un rap tutto a volo, che si tu stanno tutto a foro. Tengo una tuta indena tutto a foro. So culo per carro come un frutto aiuto. Pensa che ha vinto facendo questa rima. In realtà ce l'ha così labrata lei la vagina che quando cammina senti applausi per fibra. Invece devi abbassare la cresta, zitto fesso, guarda che quella con le zanzare è l'unica fatto che stai vincendo. Aspetta, non rimetto in un modo più perfetto, mi hai battuto per effetto sorpresa, ma sei così bimbo che a te il kinder sorpresa ti fa effetto. Strano, sei proprio lo sfigato, il suo rapporto sessuale l'ha appena simulato, prima ce l'aveva dietro e poi l'ha preso in mano. Delle bombe, io ti tiro giù di un ponte, quando non si sente un cazzo, ma oggi l'ultimo cazzo che senti è quello che hai di fronte. Bella uomo, si è appena dato del cazzo da solo. Sto tra il vomito e la gloria, tra le due dita in figa e le due dita in gola. E tutto inizio dalla seconda cosa, così poi la figa è più gustosa. Ma non ho capito proprio. Tanto non avrei ascoltato in ogni modo. Intervistando, mai perso la sfida. FC9 adesso vince per strada. Dalle tue parti, nel mezzo del cammin di nostra vita. Dalle mie parti, tua madre puttana. Lo sai che sono pugliese come fosse zona dopa. Questi qui li batto in relax, mi sdraio sulla poltrona. Ma solo in certe notti, al contrario tuo che mi riempi di chinotti. Lui ha detto prendetelo bene e ti si sono illuminati gli occhi. Ma ogni tanto bisogna anche dire la verità. Se ti guardo nelle palle degli occhi vedo il riflesso della finale che meritava Caps. Cosa minchia stai guardando? Grazie alla propria musica, che stai dicendo? La reazione a sto freestyle, leccami le palle. E questa è la mia reazione quando sento le sue barre. Stava coi gazzosa, ero ben pericolosa. Cosa cazzo fai? Stavo inciampando. È catalano, il solito ritardo. È un uomo cazzato, devi rispettarlo. Chiedigli la mano.
quasi quasi scopriamo. Sei la peggiore delle domande da tempo. Hai speranze sul tempo, ste facce. Lo sai che già da tempo sanno che a me mi piace Cortengo. Il diavolo con le carapace, sentenzio. Che cazzo stai facendo? Ma in realtà sei la ragazza così grassa che quando viene a cena non aggiungi un posto a tavola, ma una tavola in più. Una tavola in più, davvero. Per te Frank, un posto in meno. Frate, tu credici, come cazzo fai le barre? Sembri la bacchetta buggata di Hogwarts Legacy. Questa battle io penso la perdi, perché non ti può salvare neanche Enzo Iacchetti. Rima perfetta con Francesco Marchetti, ma quando cazzo la smetti? È inutile che urli, sfigato, in ogni caso non riuscirai mai a diventare l'uomo che tua madre è diventato. I pugliesi come freestyler sono tra i più temuti, bravissimi sulla trap, ottimi contenuti. Ovviamente non sto parlando del qui presente sfidante, ma dei tuoi veri freestyler lì seduti. Praticamente fra, non sono stato tanto bravo. Invece i trentini sono forti a fare quattro quarti e passano gli orsi. E non parlano l'italiano. E non parlano l'italiano. Dalla Lombardia non è mica un maranza. Io sono Trasford e fai la figura della canaglia. La figura della canaglia, sei un gran cattivone. Mamma mia fra, sto per morire. Trasford, sciroppo cade basso come la carriera di Dreamer. Al 3, 2, 1, ragazzi, silenzio. È un brutto problema quello con cui siamo alle prese. Lo so, è che ho più nomi per la coca di un eschimese. Questa sarà la prima finale della storia, svolta totalmente in serpentese. Il problema è che pure in italiano non ti riuscirebbero a capire. Beh, fra... alzate la voce se vuoi. Ok, posso farlo. Poi tu alzate. Se ci abbassiamo loro dietro. Niente, vabbè, riprendo con le righe. Grazie, cercherò, mi hai fatto dimenticare che cazzo gli dovevo dire. Mi raccomando raga, non è che non dovete urlare, dovete fare quello che fate dopo tutte le quartine di Dreamer. Quando esce di casa ma pare che stai morendo, con sto cazzo di piede, che cosa stai facendo? Tutti che al lavoro possono anche non farle le ore piccole. Ah, le ore piccole, tu fai le ore grandi, che sei un fuori classe, così magari al Trentino ci restituite pure le tasse. Che cazzo devo dirti quando faccio il rap? Amo la Dojo Crew perché sono gli unici che nella scena rap riescono a farsi odiare più di me. Voce. Tu sei solamente uno spastico e fai delle rime che ogni tanto mi piacciono. No, ogni tanto. Non ti preoccupare, Franco, ma tu devi stare zitto. Lo sai bene come va a finire il conflitto. Questa non è la finale, questo è l'aperitivo al bar dopo che ho vinto. Guarda che col patrimonio sei il migliore di tutti i miei miti. Ma che cazzo ha detto? Vabbè dai, è pura improvvisazione. Giustamente sta sullo sgabello ed è abituato a stare nella sua regione a fare i meme coi vecchi. 15 a 18 quando fa coglione! E comunque devo dire che sono veramente forte ad avere resistito. Gli sto spaccando il culo in sta modalità. Magari il turno prima non fosse mai esistito. Magari non fosse mai esistito, però sei un grande. E se vai meglio è solo perché mi sto grattando le palle. Viva. Non serviva, invece è interessante. Ti stai grattando le palle, da quando è che le hai sulle gambe? La risposta è stata dialetto, tutti i lombardi e i trentini insieme. Vi applaudiamo. Se ne ha ragione, surto da tremone figlio da puttana da cazzo. Tu ci avrai l'italiano, io il linguaggio degli dèi. Quindi devi stare tanto calmo in queste sere. In realtà io leggo solo Sony e tu sei il PlayStation Network per la Play 2, perché non funzioni più bene. Ma io la PlayStation non gioco, penso a fare dischi e scopare ogni tanto. Che a quanto pare, da come fanno i freestyler, è una cosa un po' da babbo. Stanno tutti quanto. Però era veramente bello se avessimo chiuso con la mia barra su quanto il Pischello ci abbia talento. Facciamo un viaggio nel tempo. Quattro corte a testa, due minuti.